Ciao, buonasera, siamo con Alessandro Sartori, direttore creativo della prima linea di menswear di Berluti. Vorremmo sapere qualche cosina di più proprio sul... È molto chiaro, vedendo la presentazione, che tipo di uomo vuoi rappresentare, ma vorremmo che ce lo spiegassi tu. Idealmente il sogno sartoriale di fare la couture maschile è qualcosa di realizzabile, poi in realtà notando bene i dettagli all'interno di una collezione e andando alla ricerca di produttori che siano in grado di fare queste cose, di sarti che siano in grado di fare queste cose, ci si accorge che non è poi così facile, soprattutto perché la sartorialità espressa in una giacca o in una camicia o in un abito è qualcosa di possibile, poi quando andiamo nella pelle, quando andiamo nell'outerwear, diventa molto più difficile. L'uomo Berluti è un uomo che ha molta classe, molto carattere, che conosce lo stile, adora l'unione della qualità con lo stile, in realtà, e poi ha un tocco di impertinenza personale che lo rende non perfetto e quindi più bello. I tessuti sono stati lavorati con dei sistemi per cui in realtà dopo il finissaggio vengono grattati e alla superficie il tatto è quasi usato, ma senza la nostalgia dell'usato. Quest'uomo quindi è un uomo che ha tutta l'ambizione di vestirsi molto bene, ma che non lo fa in un modo sfacciato, che adora i dettagli. Non lo fa per ostentare. Assolutamente. Non lo fa proprio con l'intenzione di farlo. Diciamo che gli viene naturale. Gli viene assolutamente naturale. Okay. E ha soprattutto una grande classe. Hai visto il casting, va da 24 anni a 72. Sì. E quindi anche l'idea di usare, molti sono artisti, non sono modelli, l'idea di usare delle persone che abbiano una vita al di là della moda, che non c'entra con la moda, il ristoratore, l'artista, lo scultore, un paio di persone le abbiamo notate a Parigi, le abbiamo due mesi fa e le abbiamo reclutate lì. Per cui, Visto anche alcuni attori, esatto. Sì. Per cui è un casting fatto da grandi personalità, con grande carattere, che adorano il gusto del vestire bene senza tempo. Ecco, questo è quello che ci sta dietro la collezione, quindi ritornando al punto principale di cui si parlava, questa idea della couture maschile, noi siamo andati veramente alla ricerca, per quest'uomo alla ricerca di sarti, ai quali, e ne abbiamo reclutati 16 in Italia, ai quali abbiamo affidato la nostra collezione, la produzione dei prototipi, dei campionari e di quello che stiamo vedendo adesso. Questa prima collezione uscirà a luglio, abbiamo in apertura 8 negozi nel 2012, rinnoveremo gli attuali negozi di calzature affinché possano contenere anche il ready-to-wear, anche l'abbigliamento, però mantenendo quel concetto di fatto a mano che è l'imperfezione che quell'uomo vuole, per cui il colore fatto a mano sulle scarpe, il colore fatto a mano sui capi in pelle, le asole fatte a mano non solo delle giacche, certo, ma anche dei giubbotti in pelle, anche dei pantaloni, perché quell'asola lì è un'asola che non è pulita. L'attaccatura del bottone ti rende tutto un po' speciale, ecco. Quindi quell'uomo lì, realtà anche nell'outdoor. Anche nell'outdoor e anche negli accessori. Sì. Anche negli accessori. Con uno stile molto definito, abbiamo visto la silhouette strutturata, abbiamo una spallina, abbiamo una proporzione definita, abbiamo un pantalone abbastanza nervoso, stretto, abbiamo alzato tutte le suole, molti stivali, ma poi sopra i volumi sono molto ampi, per cui sotto è asciutto vicino al corpo, quasi come se fosse scolpita la silhouette, e sopra i cappotti sono come i cappotti dei sarti degli anni 40-50, quindi doppio petto grandi e lunghi, oppure i parka foderati che abbiamo visto prima. Bene, allora in bocca al lupo, te l'ho fatto ieri sera, adesso ti faccio le congratulazioni. Grazie Alessandro, è stato un piacere, è stato un piacere lavorare insieme, grazie.